tra Giuseppe e Giovanni chi scegliere, lì abbiamo crisi, perché il punto non è decidere, ma è domandarti profondamente. E alcuni non lo fanno, semplicemente fanno la lista della spesa e dicono: no, Giovanni è andato a cedersi i soldi, e si sì, è poco affettivo, però lei non ci sa fare. Antonio, detto, un po' le scatole, mi ama molto, però Giuseppe, ok? Perché questo è il modo con cui noi stiamo arrivando a costruire il nuovo senso della vita. Mentre purtroppo per noi preistorici la domanda è un'altra. A volte quando qualcuno mi porta questo tema, io faccio un'altra domanda, che è tra Giuseppe e Antonio, ma tu ti senti in grado di far felice uno di questi due? Allora lì si apre, se la persona accetta, mi dà uno schiaffo, dice: oh, io faccio no, il problema è mio, no? E tu mi dici: sì, quella persona accoglie, beh, allora si può iniziare un lavoro un po' più, come dire, un po' più profondo, un po' più di senso. Ok?